L'Olbia batte il Sora per 1-0 grazie al gol segnato al 12° da Varone, ma si deve mangiare le mani perché Pinturi ha sbagliato un calcio di rigore che poteva portare i bianconeri sull'1-1. Ma andiamo a vedere la cronaca di questo incontro. Al primo minuto, fallo di Carboni, punizione per l'Olbia, botta di Pozzebon, si salva in angolo Ludovici. Al 12° l'Olbia passa in vantaggio con Varone, gran tiro dalla lunga distanza, il pallone si insacca alle spalle di Ludovici che non può nulla. Tre minuti più tardi è Pinturi a sbagliare con questo tiro molto ravvicinato che termina fuori. Al 23° il Sora in 10 per l'espulsione di Dovidio per somma di ammonizioni, secondo fallo su Di Gennaro. Due minuti più tardi, sugli sviluppi di questo calcio di punizioni battuto da Pozzebon, Ludovici ci mette una pezza. Al 32° rigore per il Sora per un fallo su Giusti in aria dal dischetto Andrea Pinturi che manda alto sulla traversa. Passiamo direttamente nel secondo tempo. Al 12° la prima sostituzione del Sora, esce Andrea Pinturi ed entra Nicola Talamo, ma la musica non cambia. Al 26° clamorosa occasione per pareggiare per il Sora sugli sviluppi di questo calcio di punizione, palla in aria ma nessuno dei bianconeri arriva sul pallone. Primo cambio anche per l'Olbia, entra Masia al posto di Carboni, il Sora risponde mandando in campo al posto di D'Ambrosio e entra Prata. Al 35° gran tiro di Taverna dalla distanza, il pallone non si abbassa e termina alto sulla traversa. Nel finale dei partita mister Faris tenta il tutto per tutto, manda in campo Cassandro al posto di Casavecchia. Al 47° ancora gran palla per Tirelli per pareggiare, ma il suo tiro è debole e centrale. Domenica prossima il Sora farà visita al Terracina, invece l'Olbia ospiterà al Nespoli il Maccarese Giata. Intanto Nicola Talamo e Paolo Prata partiranno per Coverciano, convocati da Roberto Polverelli.